L'espressione d'annunzio legislatore, cara al mio amico Giordano Bruno Guerri, io andrei più cauto, nel senso che il d'annunzio legislatore forse non esiste, però in questo dibattito, in questa discussione qui a Pescara, noi metteremo a fuoco un elemento assai interessante dell'esperienza fiumana, che è la carta del Carnaro, che in realtà aveva scritto Alceste De Ambris, un sindacalista molto importante di inizio secolo. D'Annunzio approva il testo molto bello di Alceste De Ambris, lo corregge letterariamente qua e là, e dunque tutto questo è un episodio molto interessante, oltre che una tappa straordinaria del libertarismo, per come lo intendiamo noi oggi, libertarismo che era già maturo nel testo di Alceste De Ambris del 1919, ragazzi, 1920 più precisamente.